Siano lodati Gesù e Maria. Siamo alla Domenica dei Talenti, fratelli e sorelle carissimi. Durante l'omelia di ieri ho introdotto un po' questa splendida parabola che oggi gradirei con voi, diciamo, focalizzare in qualche aspetto un po' più preciso, magari con qualche riferimento, se facciamo in tempo, un po' dettagliato anche alla seconda lettura, che presenta degli aspetti attinenti al Vangelo e molto importanti. Ecco, per portarci a casa qualche cosa, speriamo, di formativo, di significativo, di utile. Allora, la parabola è abbastanza chiara. Un padrone, i suoi beni, rappresentati da questi talenti, 5, 2, 1. Tanto dà quanto chiede. I primi due, quelli che hanno ricevuto di più, lavorano bene. L'altro è un pigro, quindi una persona che fa il peccato di omissione, di non impiegare, trafficare, lavorare sul talento ricevuto, lo riconsegna come gli era stato dato, e la sanzione è abbastanza pesante. Fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. L'omelia di ieri sera l'ho intitolata con un titolo un po' provocatorio. Ci sono alcuni peccati di omissione che sono peccati mortali? A quanto pare sì. Il servo pigro non ha fatto niente di male, ma non ha fatto il bene che poteva e doveva fare. E la conseguenza non è 20 anni di purgatorio, ma è pianto e stridore di denti. Questo stando al testo del Vangelo. Allora, che cos'è un talento, numero uno? Perché noi oggi nel linguaggio comune sappiamo, no, i talenti, dice, quello c'è il talento della musica, quello c'è il talento dell'arte, no? Quindi li consideriamo come l'attrezzatura, i doni ricevuti, il che è vero, no? Allora, il talento era una unità di misura dei tempi antichi espressa in chilogrammi. Un talento poteva essere di bronzo, d'argento o d'oro. Qui è presumibile che Gesù faccia riferimento al talento d'oro. Sapete, un talento, dice, quello che ha ricevuto un talento, poveraccio, un povero disgraziato. Sapete un talento quanto pesava? Allora, a Roma stava intorno ai 33 kg, d'accordo? A Babilonia stava intorno ai 30-40 kg. Prendiamo la misura di Roma come buona. 33 kg d'oro è tanto poco secondo voi? In 30 secondi facciamo un po' di equivalenza. Sapete quanto costa un oro, il grammo all'oro oggi? Stamattina, 36,40 euro. Facciamo 35 euro un grammo d'oro, seguitemi, 35 euro. Per arrivare a un chilo d'oro dobbiamo moltiplicare un grammo per 1000, perché un chilo sono 1000 grammi. 35 euro per 1000, quanto fa? 35.000 euro. Attenzione, un chilo d'oro. E 33 chili d'oro, dobbiamo fare 35.000 moltiplicato per 33. 35 per 3 fa 105. Ci dobbiamo mettere un bel po' di zeri, perché 35.000 per 30, uno zero in più, 350.000 moltiplicato per 3. Siamo a oltre 1 milione di euro. È poco 1 milione di euro? Ditemi un po'. Poco? Qualcuno non gli farebbe schifo 1 milione di euro? Dice, ma che sono 4 soldi? Come sembra, insomma, no? Ecco. E attenzione, stando alla parabola, questo talento, secondo voi, lo ricevono tutti gli uomini o solo qualcuno? Cioè, il minimo, si capisce, lo hanno ricevuti tutti. Ora, domanda delle domande. Tutti qui dentro ce l'abbiamo il talento, eh? Tutti quanti, eh? Che sarà sto talento, sta cosa così preziosa che vale simbolicamente 1 milione di euro e che dobbiamo restituire al Signore lavorato, trafficato, arricchito? Che sarà? La nostra anima. I padri della Chiesa su questo sono stati spettacolari. Tu, ma chiunque tu sia, guardate che fosse anche il primo criminale di questo mondo, perché il primo criminale di questo mondo, state attenti, non è nato criminale. C'è diventato criminale, non c'è nato. Perché quando noi usciamo da Dio, con la nostra anima da Lui creata, se noi potessimo vedere che cosa esce dalle mani di Dio in quell'istante prima che l'anima purtroppo
si infonde nello zigote e contrae il peccato originale. Se noi potessimo vedere in quel nanosecondo quello che esce dalle mani di Dio, rimarremmo a bocca spalancata, perché esce fuori un qualche cosa di stupendo, di meraviglioso. E la bellezza, attenzione, di ogni singola anima prescinde dalla dotazione accessoria che il Signore ci dà, quindi dai talenti naturali, dall'intelligenza, da tutto quello che è in più. In quanto anima, tu creato da Dio c'hai un valore infinito. Ecco perché tante volte ho detto, ma tanto quando me ne sarò andato da Sermoneta ve lo sarete imparato, che la cosa migliore da dire quando si muore è: oggi ha reso l'anima a Dio, perché sicuramente nel giorno del Signore di cui parla la seconda lettura, c'è un giorno del Signore storico, cosmico, lo vedremo domenica prossima qual è. Ma il giorno del Signore per tutti noi qual è? Il giorno della morte. Che ci chiederà nostro Signore? Con l'anima che io ti ho dato, con questo capolavoro di bellezza, come me la restituisci? Come sei diventato? Sei diventato uguale, peggio o meglio? Capite? Un criminale non è nato criminale, c'è diventato criminale. E secondo voi un santo c'è nato santo? C'è diventato santo. E da cosa dipende questo qui? Da cosa dipende? Da noi dipende. Dipende da quello che decidiamo di fare, diceva il buon Gandalf. Chi ha visto Il Signore degli Anelli lo ricorderà. Dice: dipende da che cosa vogliamo fare con il tempo che il Signore ci ha dato a disposizione. Che ci facciamo? Come lo spendiamo? Mi hanno detto questa mattina che è arrivata l'altra ordinanza del Presidente della Regione. Noi siamo rispettosissimi, quindi chiusure di centri commerciali, di fiere e mercati le domeniche. Domanda. Ma secondo, domanda, questa è una provocazione, perché io non, ma secondo noi è una cosa fatta bene che la domenica siano aperti mercati, centri commerciali e cose di questo genere? È una cosa fatta bene che si spenda del tempo la domenica ad andare a comprare, vendere, quindi arricchire le multinazionali, e anche quel giorno stare a pensare a cose da comprare, quindi cose utili o non utili, buone, non fa niente questo qui, cose comunque attinenti a questa vita. Capite? Allora, non è certamente una cosa buona o bella quella che stiamo vivendo. Mi raccomando, in chiesa parliamo sempre con nostro Signore, quindi silenziamo le fonti di possibile disturbo, sempre con tanta carità. Allora, è una cosa bella o non bella questa qui? Opportuna o non opportuna? Quindi, vede, anche dietro, io ho sentito nei giorni scorsi una bellissima esortazione da parte di un sacerdote veramente ispirato, che diceva: adesso stiamo vivendo questo momento difficile, non è gradevole, è un momento drammatico, è un momento, ma noi dobbiamo viverlo come cristiani, cioè come persone che in qualche modo sono illuminati, cioè che sono capaci di vedere anche dietro cose dolorose e negative comunque una linea, una mano del Signore, no? Tutti quanti noi, anche a me pesa mettermi la mascherina, capite? Però è un atto di obbedienza che si fa, in questo momento ci viene chiesta questa cosa e questa cosa la facciamo, offriamo sto piccolo sacrificio al Signore, cioè non è la fine del mondo. Dietro tante situazioni potrebbe esserci una volontà permissiva del Signore che dice: adesso t'ho chiuso i negozi, prova a pensare se anche quando saranno riaperti, perché tanto saranno riaperti, io non credo che le cose cambieranno, ma prova a pensare, ma forse è proprio il caso che la domenica, io che sono un figlio di Dio, la, tra virgolette, espressione provocatoria, santifichi in questo modo, con lo shopping? Questo è un punto interrogativo, io non amo fare sermoni, però amo invitare le persone a riflettere. Poi, le cose che sto dicendo, ci pensate nel vostro cuore, se dite: ma forse mi sembra una cosa sensata, bene, agiremo di conseguenza, e se no, come non detto, non c'è problema. La cosa importante però nella nostra esistenza è che noi ci facciamo delle domande e ci diamo delle risposte personalmente, perché quelle risposte che non ci diamo oggi, poi il nostro Signore, quando ci troviamo davanti a Lui, a
rendergli la nostra anima, ce lo dirà. Mi dice: Leonà, sei sicuro che la domenica l'hai proprio vissuta bene? Ci hai pensato, punto interrogativo? Attenzione, questo non perché noi abbiamo paura di Dio, attenzione al servo infingardo che dice: ah, tu sei un uomo duro, ma chi l'ha detto questo qui? Ma noi abbiamo questa idea di nostro Signore. A me questo qui mi ricorda, vi ricordate la parabola del figlio al prodigo, il figlio minore, quello che quando il padre si rallegra che torna quello cattivo, dice: ma tu guarda, questo è tornato sto delinquente, mo gli fa pure la festa, che s'arrabbia. Dice: ma io ti servo tutti i giorni, a me non mi ha fatto niente, mo sto delinquente, tu gli fai la festa e gli ammazzi il vitello grasso. Cioè, le persone dal cuore ristretto. Cioè, il nostro Signore nelle cose belle che ci dice, non ce le dice per toglierci qualcosa, ce le dice per riempirci di gioia, capite? D'accordo? Una domenica ben vissuta, così ci prepariamo anche agli annunci che diremo al termine della Santa Messa, una domenica santificata bene è una grande, è una bellissima cosa, perché il Signore ci ha detto di farlo per questo motivo. Pensiamo agli altri talenti, chiudo, avrei voluto dire molte più cose. Un talento l'abbiamo ricevuto tutti, ma secondo noi, per esempio, noi che siamo battezzati, quanti talenti abbiamo ricevuto? Noi siamo battezzati, ma abbiamo visto un talento vale 1 milione di euro, no? Ma secondo voi una confessione, il sacramento della confessione, in termini divini, quanto vale? A livello patrimoniale, quanti miliardi di euro varrà avere il perdono dei peccati? E la messa? E tra poco chi può riceve Dio nel cuore, Dio in persona. Quanti trilioni di euro varrà? Vediamo un po'. Ma noi ci siamo chiesto con tutto questo patrimonio, perché noi ce l'abbiamo ricevuto, capito? Noi abbiamo ricevuto 5 talenti, non perché siamo chissà chi, perché siamo cristiani. I sacramenti sono un patrimonio di valore inestimabile. Ora, che ci stanno a fare i sacramenti se i cristiani se ne infischiano? Vedete che significa non usare i beni che Dio ci ha dato? Cioè, se il confessore sta in cappella, d'accordo? Questo mese abbiamo anche cominciato i sabati della misericordia. Noi ci mettiamo ancora ad ascoltare le confessioni, ma se non viene nessuno, il patrimonio del perdono dei peccati, cioè di ritrovarti l'anima bella, pulita, c'è, ma tu non lo usi, capite? Se Gesù scende sull'altare per donarsi alla tua anima e tu non ci vai o non stai in condizione di riceverlo, è un altro patrimonio sprecato. Questo è il senso della parabola dei talenti. Allora, l'anima ce l'abbiamo tutti e a tutti il Signore chiederà conto dell'anima, anche a chi non crede, anche a chi non ha avuto gli ulteriori doni che abbiamo avuto noi, che sono i patrimoni più grandi, che sono i patrimoni di grazia. A noi il Signore ci chiede conto anche di questi. Dice: figlio mio, ma tu lo sai che io sono venuto sulla terra, sono morto in croce, mi sono inventato la messa, e tu dove stavi tutte quante le volte che io ti dicevo: vieni, guarda che ho fatto per te, rallegrati con me, godi di questo mio dono, campa meglio la vita terrena. Sì, la vita terrena è un pochino complicata, ma se la vivi nella mia amicizia sarà più bella, sarà meno complicato. Pure la pandemia è meno complicata se uno la vede, se uno la vede, capite, in amicizia con il Signore, no? Quindi portiamoci a casa queste cose, pensiamoci. Ecco, io dico sempre, ragazzi, e chiudo, la prima cosa che ci chiederà nostro Signore dall'altra parte non è anzitutto quello che abbiamo fatto, ci dirà anche quello che abbiamo fatto o quello che non abbiamo fatto, come ci ricorda il Vangelo di oggi, ma una cosa ce la chiede: tu ti sei fatto le domande giuste? Hai usato la testa che io ti ho dato per pensare, per riflettere? Perché queste cose noi ci dobbiamo pensare, non ci pensa nessuno al posto nostro. E dopo che ci abbiamo pensato, dobbiamo agire di conseguenza, coerentemente con le risposte che ci siamo dati, dopo averci ben pensato. Questo sicuramente il Signore ce lo chiede, questo Dio lo vuole, questo speriamo di fare. Siamo lodati Gesù e Maria.